Ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video del lunedì. Facciamo un recap di quello che è la situazione dei mercati cripto, dei mercati classici, soprattutto Nasdaq, perché oggi prendiamo in considerazione anche molto Nasdaq per la questione del ciclo mensile. Ho deciso infatti di avere un focus anche nei prossimi video, ragazzi, di analisi ciclica su quelli che sono i mercati classici, soprattutto Nasdaq 100, per via della correlazione molto forte tra Bitcoin, cripto e Nasdaq in questo momento, e quindi perché no andare ad analizzare anche i cicli mensili di Nasdaq, non soltanto quindi le analisi di lungo periodo dei cicli superiori, perché potrebbero darci delle informazioni estremamente rilevanti. Ma prima di andare avanti, ragazzi, intanto vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così mi sostenete un po' con l'algoritmo di YouTube. Poi due notizie in particolar modo. La prima è una notizia bomba, secondo me è molto importante, cioè ho deciso di dare a tutti dei coupon, ragazzi, per il mese di agosto per lo studio, per chi di voi come me ama studiare anche in fatto di ferie, quindi durante le ferie. Quindi ho deciso di mettere a disposizione 10 coupon con il 10% di sconto sul mio corso It's Trading Time Basic 2.0. Adesso è tanto, insomma, quasi 3 mesi diciamo che non lo facevamo, ragazzi. Una decina di coupon per chi di voi vuole studiare sotto l'ombrellone e soprattutto vuole formarsi per arrivare ad essere preparato a quello che è una fase successiva dei mercati delle cripto, soprattutto da settembre in poi, che potrebbe essere estremamente concitata. Nella descrizione di questo video vi lascio quindi, ragazzi, il codice coupon valido per i primi 10 iscritti, non di più. Quindi se lo trovate non valido è perché l'hanno già acquistati, ragazzi, e mi fa piacere comunque un pochettino dare un po' queste offerte, ragazzi, perché secondo me la formazione, ormai lo sapete, è fondamentale. Io mi formo da una vita, ho 2 milioni di libri lì, che quelle che vedete lì sono semplicemente quelli che uso giornalmente, lì sotto ce ne sono altrettanti, nell'altra stanza altrettanti, e quindi io credo fermamente in queste cose, ragazzi. E durante le feste, durante le ferie, chi di voi ha più tempo a disposizione può studiare, può portarti avanti nelle questioni legate appunto ai corsi. 10% di sconto è un grande sconto, ragazzi, sono quasi 100 euro. E mi raccomando, sfruttatelo al meglio, soprattutto chi compra il corso, ragazzi, fatelo e approfondite, quindi focalizzate soprattutto e finitelo in tempi molto brevi, perché se vi distraete poi, ok, dovete riprendere tutto da capo. Questo è un trucchettino. Secondo annuncio, e vado in ferie, che okay, vado in ferie per il mese di agosto, sarò sempre presente sul canale. Però ragazzi, stacco un po' la spina anche personalmente per fare tante cose che volevo fare. Intanto leggere altri 2-3 libri sull'analisi di natura quantitativa, con delle specifiche analisi che sono state fatte, diciamo, sull'ambito trading e nell'ambito della volatilità, quindi approfondire ulteriormente il mio bagaglio culturale per quanto riguarda quello che è uno dei argomenti che mi piace più dell'investimento e del trading, cioè la volatilità dei mercati. E poi, ragazzi, vado in giro, sono con la band, insomma, mi faccio il mare e quant'altro, cioè mi rilasso, stacco un po' la testa, perché per essere creativi e essere soprattutto anche in grado di dare tanto valore, ragazzi, a volte bisogna anche fermarsi e riflettere un po', farsi le passeggiate e cambiare un po' aria. Poi ho degli impegni anche familiari in Italia, quindi devo un pochettino anche sistemare alcune cose. Quindi come sempre inizio il mese di agosto, ma sarò sempre presente sul canale YouTube senza alcun problema, però un pochettino stacco anche da questo. Allora, vi lascio il coupon per il corso Basic 10 a disposizione con il 10%, ragazzi. Tutte le info sul corso le leggete sul sito che vi lascio in descrizione, c'è di tutto di più, comprese le recensioni. Leggetevi un po' il tutto. Passiamo invece alla questione legata ai mercati. Allora, prima questione di tutti, analisi ciclica di Nasdaq 100. Questa volta iniziamo da Nasdaq e poi passiamo su Bitcoin. Allora, per quanto riguarda Nasdaq, ragazzi, questo è il grafico US 100, quindi il CFD di Nasdaq 100. Non cambia molto dal punto di vista dell'analisi ciclica, non è molto rilevante andare a fare un change sulla tipologia, quindi usare per esempio il future non è molto rilevante perché più o meno è identico. Allora, ragazzi, volevo farvi vedere una questione. Allora, fermo restando il dubbio se sul minimo della scorsa settimana, quindi del 16 giugno scorso mese,
È stato chiuso il ciclo annuale di Nasdaq e quindi da qui è iniziato, diciamo, un nuovo movimento superiore che potrebbe essere così proprio in base all'ultima analisi che vi ho fatto, diciamo, sul canale, quella famosa dei cicli ternari di Bitcoin e quant'altro. La riprendiamo poi nei prossimi video. Se anche questa, diciamo, potrebbe essere un'ipotesi che riguarda anche Nasdaq, è un po' cortino, però ci può stare. Ma dal punto di vista classico, qui sicuramente è stato chiuso nella giornata del 26 di luglio, la scorsa settimana, il ciclo mensile di Nasdaq 100 con questa struttura ternaria 1, 2 e 3. Da qui in poi è iniziato un nuovo ciclo mensile che ha fatto già 4 giornate al rialzo, di cui, devo essere sincero, Bitcoin ne ha approfittato tanto e non quanto. Abbiamo visto un rimbalzo dei mercati cripto, però non così consistente, anche perché, appunto, ragazzi, i mercati cripto in questa fase risentono molto anche dell'andamento un po' macroeconomico, della questione dei tassi e tutto il resto. Questo è il livello di resistenza principale per Nasdaq 100 e credo proprio che abbia le caratteristiche per poterlo rompere, il livello di 13.100. Semplicemente penso che da un breakout di questo livello di Nasdaq noi assisteremo, ragazzi, probabilmente a un pump anche delle cripto. Quindi nel mese di agosto potremmo in effetti andare a sposare nella prima decade, quindi prima settimana, 10 giorni di agosto, potremmo andare a sposare quella che è la view di qualche mesetto fa, di cui parlavamo, che era possibile per i mercati cripto avere questa fase di up fino alla metà di agosto. Sembrerebbe così, perché Nasdaq stesso è proprio arrivato al suo livello di resistenza. Ora, parte il fatto che magari potrebbe scendere un pochettino per una questione che incontra il livello di resistenza, quindi magari fa qualche giorno, io credo che abbia le carte in tavola per fare il break, perché il mensile è iniziato da poco, quindi un po' il tempo c'è, quindi potremmo tranquillamente magari assistere almeno a una fase rialzista di una decina di giorni, quindi magari una cosa del genere, poi un break che riporta magari Nasdaq qui e poi una struttura magari di pullback fino alla chiusura del mensile, se magari il mercato è più debole. Quindi l'idea, ragazzi, che potremmo assistere dopo i primi giorni di agosto ad una fase di recupero anche dei mercati delle criptovalute, cioè la teniamo in considerazione. Come sempre io opero con i trading system in questa fase, ormai ve l'ho spiegato 20 volte. Oggi in Academy andremo a lanciare anche la nuova strategia mensile, ogni mese ne facciamo una riguardanti proprio il singolo mese, e anche questo mese appunto verrà immessa questa nuova strategia. Nello scorso mese non abbiamo fatto gain, anzi io non ho fatto gain, gli altri mercati me l'hanno fatto perché hanno seguito il take profit alla lettera della strategia, e io invece ho voluto un po' esagerare, però è una scelta personale per tanti motivi e quindi non ho fatto gain, ho fatto zero. Ragazzi, la strategia mensile prevede comunque una fase long iniziale, quindi vediamo se riusciamo a entrare anche in questo mese e poi andare long. Quindi al momento sposo sempre questa idea di inizio nuovo ciclo mensile anche per Nasdaq. Se brecca i 13.100, secondo me c'è spazio per salire almeno a 13.600, questa zona qui. Poi la vera resistenza poi successiva è 14.000 punti, però secondo me è un po' estesa, quindi è difficile che il mercato arrivi lì. Solo ed esclusivamente al di sopra di questa linea gialla potremmo indicare che sul minimo di giugno è iniziato un nuovo annuale. Quindi qui, solo al di sopra di questo livello, probabilmente siamo in un nuovo annuale anche di Nasdaq. A quel punto sarebbe anche facile andare a rivedere tutti quelli che sono i grafici anche delle cripto e avere le idee estremamente chiare. Però al momento valutiamo così. Attenzione, perché poi, ragazzi, su questi nuovi grafici che stiamo vedendo già ci sono tanti risvolti che dovremmo vedere nelle prossime settimane da un punto di vista proprio ciclico, perché già verso la fine del mese dell'anno, se anche fosse iniziato un annuale di Nasdaq, comunque chiuderebbe il semestrale, e se questo annuale non è un annuale al rialzo, ma è un annuale ribassista, alcuni dicono che possa essere così, potremmo avere, diciamo, una fase veramente di debolezza e poi il scatafascio proprio, la fase dell'anno prossimo. Allora, questo ovviamente è tutto immaginato, in questo momento ho usato le bacchette magiche, come sapete, ragazzi, sono solo opinioni, ricordatevi in questo momento. Quello che invece non è un'opinione è la fase ciclica attuale, che è un dato di fatto, e quindi la parte operativa di questo momento potrebbe essere interessante per i mercati delle criptovalute. Andiamo a vedere Bitcoin, lato spot, come siamo messi e qual è la struttura di Bitcoin. Complicata ancora una volta questa questione è legata al discorso di Bitcoin, proprio della sua struttura ciclica, perché
Non si comprende molto bene questa differenza tra Bitcoin spot e il Bitcoin lato future, che invece è strapulito, ragazzi, e sembrerebbe proprio aver fatto il suo massimo del mensile per poi chiudere appunto questa fase tra pochissimi giorni, che praticamente siamo già lì, potrebbe in realtà già chiudere a momenti, una cosa del genere. Vediamo, ragazzi, ce la fa, però sembra veramente dipinto molto di più rispetto a quello spot, che è veramente un po' incasinato, diciamo così. Allora, vi faccio vedere due cose molto importanti. Il primo, il livello di breakout. Questo livello di breakout, che erano i 22.006, è stato fatto una volta, la seconda volta, poi di nuovo pullback. In pratica, che ha fatto, ragazzi? Il mercato annulla questo livello di resistenza. È un evento raro che avvenga una cosa del genere, però avviene quando il mercato in pratica distrugge un livello di resistenza ma poi non fa niente, vedete, come in questo caso non va da nessuna parte. Questo significa che questo livello di resistenza del mercato è un livello che il mercato in se stesso non sente, e quindi bisogna spostare questo livello di resistenza, perché viene definito decaduto, così l'ho chiamato, diciamo, nei miei corsi quando faccio il modulo legato al decadimento dei livelli di supporto e di resistenza. In questo caso appunto decade come livello di supporto e di resistenza e si trasforma in una successiva resistenza, cioè quella data dai livelli di massimo degli ultimi swing, che sono appunto questi due, 1 e 2, che poi è lo stesso, diciamo, in pratica, ragazzi, cioè 24.000, questa zona qua. Quindi io direi di posizionarci torna a 24.000, anche perché Bitcoin risente molto dei numeri tondi, questo ormai lo abbiamo capito, e in pratica, in sostanza, questo è un nuovo livello di resistenza. Da un punto di vista ciclico, andiamo ad unire tutti questi cicli sottostanti. Qui avevamo 25 giorni, qui ne abbiamo 38, qui siamo adesso a 44. Allora, uniamo due mensili, perché non si vede dove è la fine del mensile, se qui stiamo facendo, e vediamo che, ragazzi, arriviamo intorno alla 24-25 di agosto, quindi teoricamente, se facciamo due mensili da 35 giorni arriviamo a 70 giorni, vedete, alla fine del mese di agosto. Quindi sicuramente anche Bitcoin in questa fase probabilmente ha seguito Nasdaq, ma ha fatto troppi swing a zigzag, è difficile andare a dire iniziato lì. E poi vi dico anche francamente, ragazzi, non serve a niente, perché semplicemente non dà un'informazione in più. Se il mercato comunque si muove in barra di congestione, crea solo rumore. Andando ad analizzare dove è iniziato, facciamo solo un gioco di rito, quindi un gioco a indovinare, chiamiamola così, ma poi a livello operativo non ha un grande ruolo, perché in pratica a livello operativo in un contesto del genere funziona solo l'analisi tecnica, e quindi noi quello che dobbiamo fare è seguire il trend. In questo momento trend al rialzo, quindi si segue il trend. Se break questo livello continuerà il trend al rialzo, quindi si va long perché siamo a favore di trend. Gli swing al ribasso sono stati molto brutti, tant'è vero che anche sui miei trading system li ha mandati in stop hunting tutti questi swing qui, no? Questo è il primo, mi pare, che non l'ha fatto lo stop, gli altri sì, però. E quindi proprio perché i ribassi sono molto molto rilevanti. Attenzione a fasi di breakout, secondo me, dei 24. L'idea appunto che se Nasdaq possa continuare la sua fase mensile nei prossimi giorni, rompere i 13.000 e qualcosa, salire intorno al livello di resistenza che vi ho fatto vedere prima, potrebbe dare l'infa Bitcoin, c'è, e quindi in questo caso magari potremmo agire e arrivare intorno ai 27.000, questa zona qui, che secondo me è raggiungibile per Bitcoin con una fase up dei mercati hold. Quindi ci può stare, ragazzi, un 20% ci può stare. A questo punto la mia attenzione si va a spostare verso la fine del mese di agosto, per la chiusura del nuovo ciclo mensile di Bitcoin. Questo nuovo, quando è iniziato, se è iniziato non lo sappiamo, perché vedete, c'ha a troppi minimi in questo caso, quindi praticamente è comprensibile. Se dovesse aver seguito quello che era Nasdaq, a questo punto potremmo farlo iniziare con Nasdaq intorno al 26 di luglio, e quindi in pratica su questo minimo, ragazzi. Quindi se dovesse aver seguito quello di Nasdaq, 26 di luglio, nuovo ciclo mensile di Bitcoin. Se invece andiamo, e questo lo monitoro sempre come studio, ve l'ho detto, insomma, questo mese, ragazzi, il grafico del CME lo sto monitorando proprio come studio per la prima volta, per vedere se è più pulito dell'altro grafico. È la prima volta che lo facciamo, voglio vedere da cosa ne otteniamo. Quindi c'è un po' di tempo, vedete, i precedenti cicli mensili sono stati un po' più puliti, vediamo se qui ci dà un'informazione in più. Questo lo monitoriamo, ovviamente è molto interessante. Andiamo a vedere anche la questione di Ethereum.
che ancora una volta sposta l'idea anche Ethereum del ciclo mensile iniziato il 26 di luglio anche sui mercati cripto, perché Ethereum in realtà, vedete, fa un po' un atteggiamento diverso il 26 di luglio, quindi sembrerebbe proprio a avere un atteggiamento molto più pulito di Bitcoin con questa questa fase qui di metà ciclo mensile e poi l'ultimo finale. Quindi ha fatto un mensile a tre tempi, 1, 2 e 3, con l'ultima parte in impennata, quindi mensile classico a tre tempi, rialzista, con il massimo nell'ultima parte, quindi da teoria ciclica da monte. Da, in questo caso, no, dal 26 di luglio dovrebbe essere iniziato il nuovo ciclo mensile anche di Ethereum, ragazzi, che ha incontrato il suo livello di resistenza 1850-1830, intorno a questo livello, che coincide con i minimi, vedete, quelli dell'inizio del ciclo annuale del 2021, che non sappiamo se ha chiuso qui oppure deve andare a fare ancora l'ultima fase, l'ultimo trimestre al ribasso. Allora, qualora, ragazzi, Ethereum andasse a breccare questo livello di resistenza, probabilmente si reinserirà all'interno di questa fascia di oscillazione, dove probabilmente si fermerà per un po' di tempo. Una fascia di oscillazione di questo tipo è interessante per poi sviluppare quelle che sono delle strategie anche da trading, che all'interno di questa fascia solitamente poi Ethereum va a rispettare, quindi primi fasi impulsive, poi magari si ferma qui e va su e giù, e quindi si possono sviluppare delle strategie. Valutiamo una cosa del genere al di sopra di 1008, l'altro livello di resistenza importante 2004, però il livello di area, tutto il livello di area, diventerebbe poi un'area di oscillazione di medio periodo, che secondo me potrebbe tranquillamente starci, anche perché il livello di volatilità, di oscillazione è molto ampio all'interno di questa fascia 22 punti percentuali, quindi potremmo stare anche lì. A livello invece di ciclo mensile di Ethereum, se questo, diciamo, minimo del 26, nuovo ciclo mensile, teoricamente intorno a fine mese di agosto, il 2 di settembre, va a chiudere questo ciclo mensile. A quel punto poi dovremmo andare a vedere, perché se va a chiudere il mensile insieme al nuovo annuale, allora potremmo avere in questo caso magari una fase di ribasso notevole. Però su questo, ragazzi, poi valutiamo. Io al momento anche su Ethereum seguo il trend, long anche il mio TS su Ethereum di nuovo, e niente, seguo il trend, ragazzi, vedete le medie sono qui, quindi trend follower come sempre è assolutamente molto rilevante. Vi faccio vedere l'ultimo grafico di nuovo su Nasdaq, che invece è interessantissimo perché siamo nuovamente arrivati alla media mobile sul grafico settimanale di Nasdaq 100, la 26 periodi, quindi la media mobile del ciclo semestrale, che aveva tenuto fortemente al ribasso i mercati da gennaio del 2021. Finalmente il mercato ci ritorna, ed è molto importante perché questa è una media da spartiacque, ragazzi, fra un trend di medio periodo al rialzo e di medio periodo al ribasso. Fin tanto che resta al di sotto di questo livello, il trend non cambia, e anche Nasdaq sta facendo solo un rimbalzo al momento, ma se dovesse breccare questa media, fare un pullback e riposizionarsi, quindi con una struttura in pratica di inversione della media, attenzione che una struttura del genere significherebbe inversione di medio periodo su Nasdaq. A quel punto la valutazione del nuovo ciclo annuale, che sia e quant'altro, è molto più valida e sarebbe molto più interessante, appunto, da valutare, soprattutto per la fase successiva che ci interessa, cioè quella del 2023, perché a quel punto dovremmo poi andare a valutare se effettivamente questo annuale può essere addirittura un annuale e laterale ribassista anche per Nasdaq. Comunque, al momento questo livello è estremamente interessante, valutatelo, soprattutto se break, quindi capite bene, questa settimana e la prossima sono molto rilevanti. Io credo che si possa fare, credo che i mercati dopo i primi giorni, magari solitamente i primi giorni del mese, un pochettino cincischiano, però penso che possano avere la possibilità, perché no, di fare qualcosina al rialzo e spingere un pochino in questo secondo ciclo mensile di questo movimento, che al momento appunto sappiamo essere un nuovo movimento di un paio di mesi, non sappiamo se nuovo annuale, nuovo trimestrale, basta, insomma, eccetera. Questo poi
lo valutiamo nei prossimi settimane, le prossime settimane, quando il mercato darà maggiori informazioni. Per oggi è tutto, ragazzi. Nella settimana facciamo anche un video briefing su quelle che sono le top crypto che avevamo visto nei giorni scorsi. Vi faccio vedere anche una leggera immaginetta di quelle che erano le mie top, insomma, criptovalute, che sono oggi veramente un po' in positivo. Alcune hanno performato veramente molto bene, tra cui mi piace anche molto Uniswap, che ha fatto veramente dei bei numeri. Mi interessa, diciamo, valutarle ancora, le andremo a fare con un nuovo briefing. Vi ricordo il coupon nel frattempo per chi di voi volesse studiare, 10 coupon disponibili, ragazzi, quindi affrettatevi, perché poi queste promo di solito vengono, poi la successiva la faremo magari a fine anno. E vi ho detto tutto, vado in ferie, buon inizio mese di agosto, buona estate a tutti, noi ci vediamo anche questa sera, tra le altre cose, alle 7 da Hard Rock Crypto, perché facciamo una live insieme agli amici di Hard Rock, che era da un po', dire la verità, che non lo facevamo, e sono stracontento. Ciao a tutti!